Mangia. Adesso arrivano, meno male c'è una stretta per la base primaria. Sì. Però non c'è niente. So. Cioè, non c'è niente a parte la base. Quasi tutto c'era il Vespene, sì. C'era che insomma gli serviva un po'. Sì, sì, gliela spacca. Gliela spacca e. Mi salva anche un discreto numero, penso. No, è morto. Gli ha, bravo, Rolle. Gli ha rotto il. E ha lasciato di prova a bloccare la strada, perfetto. Bravo, bella difesa. E a questo punto però dovrebbe... Infatti li sposta sulla base che ha appena finito di costruire. Questa cosa è... Ecco che Busa decide di piazzare il pinnacolo. Giustamente. Dovrà... Il punto è che adesso se fa i corruttori sono forti contro le carrier. Se fa le mutelische sono forti contro le void. Dovrà fare un misto. Il punto è deve riuscire a bilanciare bene entrambe le unità. Io direi che deve puntare più corruttori supportati da mutelische anziché l'opposto. Sì. Il punto è che costa troppo fare una build del genere. Adesso guardiamo l'attacco volante. Sta puntando a fare anche delle idralische. Eh sì, ma a questo punto doveva pushare già prima Rolle, non dargli il tempo di scoutargli tutto. Infatti, ai. Queste blatte però qui. Però troverà sta barriera di cannoni che, vabbè, spaccando i piloni. Sì, vabbè, capirai. Vabbè, le blatte. I piloni, bravo. I piloni. Sta perdendo il primo pilone. Secondo pilone, quindi perdiamo. No, ancora non perdiamo niente. Ora perderà la metà delle torrette. Ma non sta attaccando, dovrebbe fare almeno un best rate. Cioè. No, non è. Cacchio, doveva spaccare quello. Non per dire, sei qui sotto. Ha scoppiato la base di espansione, ma non c'aveva niente. Ha tutte quelle cose che sono. Di quelle cose che sono pinte. Erano. No, ah, no, i non... Broodling, sì, vabbè, spammano. Quando... Attenzione, perché siamo passati da una situazione di, insomma, vantaggio per Busa a una situazione di svantaggio per Busa. Busa ha fatto giocare Rolle tranquillamente. Sì, ma quello sciame di cose che danno fastidio. E che non si possono selezionare. E anche perché, cioè, ha mandato a massacrare contro queste torrette e poi guardano i piatti e i piloni proprio davanti a tutto così. E perché non ci arriva più al centro. Esatto. Ma attacca, Rolle, vinci sta partita, no? No. Ecco i custodi per Busa. Corruttori, scusate. No, non vuole. Vabbè. Però non sono potenziate, No, non sono potenziate. L'attacco più uno sta arrivando adesso. Però vengono. L'attacco vabbè, più 3 da fa... attacca. Sta aspettando l'attacco più 3. A livello 3 Rolle. Perché a quel punto farebbe sì veramente troppi danni. E altre 4 porta stormo. Non sta facendo niente, Busa. Cioè... Vabbè, a questo punto io farei una nave madre, però. Già che ci sei, e che fai? Hai fatto 30, non fai 31. Esatto. E guarda là, non ci starebbe bene. Sarebbe drasticamente utile. Sarebbe proprio la ciliegina sulla torta. No, che poi laghiamo, basta, niente nave madre. Speriamo di no, sennò si crasha. Corruttori, c'è altri 5 corruttori. Corruttori, quindi decide di non puntare alle mute, effettivamente le risorse non lo consentono. No, poi le carrier sono molte di più rispetto alle lance nel vuoto. Sì, esatto. Però ancora 20 secondi. Overlord. Beh, questi overlord sono esplosi. Non ce ne rimane uno. Non ci rimane un overlord. Sotto. Sì, buonanotte. Non vediamo ci arriverà adesso. Mai. Dovrebbe focussare corruttori. Infatti... No, guardala che sclero di intercettori. Non ci rimane niente. No, non ci rimane niente. Ce n'ha troppe. Ce n'ha troppe. Una carrier. Non c'è rimasto niente. Infatti, da GG. Efficaci le carrier contro le Hydra. Bravo Rolle, bel setup di unità. Busa ha sbagliato perché non ha fatto giocare, cioè ha lasciato giocare troppo. Molto bello che unità volanti non si vedono spessissimo. Sì, strategia particolare. Molto bella. E neanche la muraglia cinese di cannoni si vede spessissimo. Alla prossima.